la nostra camera dopo soli 2 giorni di permanenza. Il caos si impone. Ah, giustamente. L'ingegnere? L'ingegnere deve fare qualcosa. Intanto mi passano questi bicchieri. Ma questo non è il programma. No. Sarà normale Fanta? Clever, anzi? O saranno le medicine del dottor Giorgini? Dilla. No, quello che finiva i posteri. Senti, anche in diretta, puoi dirla. Non è molto fine, non lo dico. Ah, vabbè. Ecco. Questo ci lascia sospettare tutto. Allora, sono andato a cagare, è stata una fortuna che non l'ho fatto qua, perché sennò morirete tutti. Ecco. Ok. No. Niente. Primo e secondo, perfetto. Promette bene il campionato. Ministro, su questa strada qua, a qualche posto, non so dove. Lo mandiamo a prenderla. Benissimo, ok ragazzi, siamo in viaggio verso? Melk, l'abbazia di Melk. Verso l'abbazia di Melk. Azzo, no. Si dica? No, è destra. Che mi hanno detto essere bianca e giallina. Ma di sì, non mi ricordo. Ah, mi hanno detto che l'ho vista anche. Boh. È bianca e rossa. Il semaforo è rosso ora. No, rossa. No, rossa no. Prima abbiamo sferato la morte, ma va bene lo stesso. Prima abbiamo sferato una macchina, ma è solo l'inizio. Esatto, questo è arrivando, tocchiamoci. Potevamo fare di meglio, potevamo usare gli effetti speciali. Sì, ho detto non sono pazzo. Beh, si inizia bene questo. Ma smettila, smettila. Vediamo un po' i nostri potenti mezzi. Una volta che siamo arrivati là, spostati su a destra. Audio, no, visivi, audio basta. No, niente, sta valeggiando. Effetto del sonno, probabilmente. Buonanotte. Pigiate la manina, così si stabilizza. Ehi, guarda la torre! Dove? Oggi. Tower, oh yeah, we are arriving in Chicago. No? No. Adesso? A sinistra? Vabbè, tieni questo è risoluto. È la torre a culo, lo vedete? E anche il tram, la Donau Sturm. Fatta veramente con il culo. Che cosa? No. La torre. Ma è bella, la Highland Sky, è una bella, vero? Oh, adesso sto riprendendo la freccia della macchina, vero? No, dopo. Zoom sulla freccia. Zoom sulla tavola. C'è la fabbrica che vedevi. La fabbrica. Ti passa niente. Fabbrica, la fabbrica. Aiuto, non c'è più. Il cipollone. Sì. Adesso è al posto a destra. Wow. Porca troia, perso. Il tunnel che ci porta fuori da Vienna. Siamo già fuori da Vienna. Siamo già fuori da Vienna. Non ci porta ulteriormente fuori. La luce. Oh.
bambina con un cane. Di una serra lì. Ascoltando Believe di Cher. Il cane di guida cane. Troppo mosso, non vedo il guardrail, non nient'altro. Ah vabbè, cioè dopo il guardrail c'è il Danubio. Guarda che tra copertura l'aglio c'è. Quale? Sulla destra, avanti. Copertura aspettata. Cos'è? Ma cosa serve? Ora vedo il guarderei di nuovo. Tra trippa intelligente del guidatore. Il nostro sguardo. Il gesto non è stato ripreso, può essere fatto? Ok, perfetto. Purtroppo vorrei riprendere Silvia, proviamoci. Questo sono me medesimo, se la macchina riesce a mettere a fuoco. Questo è il turcato che ancora sta bene. Tra un po' ci vomiterà addosso. Speriamo di no, sennò si fa piedi. Come va Luca? Bene, bene. L'ingegnere manca? Questo è l'ingegnere. Qui, sono qui, faccio da navigatore anche, eh? Marinaio mozzo, tutto il marinaio mozzo. Senza ecco una casa fatta a Viennetta agile. È bellissima la casa a Viennetta, a me piace veramente. Viennetta, è vero. Con le strisce di cioccolato che colano lungo l'asse. È bello, che schifo! Il cotonificio, qui a destra. La ciminiera. Aldo Rossi, anche qui. Che stile Batman. Siamo in un seguimento molto entusiasmante di questa Mazda, di questa macchina che ora supereremo a destra, vero? No, la macchina si sposta preoccupata dalla nostra potenza. L'effetto di Coriolì non c'entra niente. Guardiamo, ora si spara in testa. Ci vuole sperare. Ce la fa. Tutto schifoso che austriaco di merda. Austriaco di merda. Già io mi sono espresso prima di venire. Gioco spacca più macchina possibile. Sì, dai. Distraction Derby. Diciamo quello lì qua rientra. Peccato che dobbiamo pagarla dopo l'auto quando si rompe qui. Vabbè, rientra. Sta altro preoccupatissimo. Vabbè. Stiamo sperando questo. Passo su della destra tranquillo. Ah ecco perché c'è il limite degli 80. Siamo in 100, dai. Abbiamo toccato il 110. Il limite degli 80? No. Ok. No, no, cazzo, bisogna rientrare nella loro possibilità. Stai bene? Stiamo facendo una manovra azzardatissima. Che paura! No. Di una mazza. Wow! Alla perfetta italiana. Le palle che girano. L'energia eolica viene su. Poi la girazione è una ferma. Il padre con le mani. Esatto. È pieno di cotonifici. La prossima nostra tappa è questa abbazia. Wow, non bello! Non questo paese, Luca. Io. Seguiamo prima. Non seguiamo. Quindi? Vai a destra. La precedenza vai a destra.
barca Troia, questo non inizia per cazzo. Sempre il cartello Steve Merck. E adesso a sinistra. Schallaburg, direi di no. Sì, non so perché, ma sai che è questo. Becca il primo con parcheggio. Mi sa molto di parcheggio, di abbazia questa. Ma è famosa con abbazia. O forse con il nome della rosa, vedi c'è qua. Ah, è quella? Si metti. È quella. Dai. No, non l'abbazia del nome della rosa, è guardate parcheggio effettuato. Mossa, ci stiamo dirigendo. Ecco, non verso testa Luca, né verso testa da Silvia, ma verso. Smettila di riprendere quella specie di cupolozza laggiù in fondo. Allora io devo fare una domanda: come mai tutti hanno gli sci qui? È un'abbazia? Perché tutti hanno gli sci? No, non c'è uno senza sci. Perché? Guarda che questo qua, l'abito qui a sinistra. Andiamo a sciare anche noi. Andiamo a sciare, ragazzi. Andiamo a sinistra. Andiamo gli sci di questo qua. Va, va, va. Incredibile, pulmentare di voi, anche questa gli sci. Giù per la rampa degli handicappati, perché noi non abbiamo le gambe per usare le scale. La cupola. Va, va, va. Prendiamo la cupola. Si vede niente, si vede solo il muro. Faccio uno zoom. Ma vedo io che sono più basso di voi. Zoom. Ma cos'è quel singolo in alto, per le occhiali? In alto? San Pietro. San Pietro in Casale. Stiamo... Quasi a Bologna, dai. Stiamo entrando. Avete te giornali. Allora. C'è la cabina telefonica, provate a chiamare. Ah, è vero. No. Riprendiamo la cabina telefonica. No, non riprendiamo la cabina telefonica. Ma che ne so, mi ha detto cabina. Ragazzi, ma che stile è? Che roba è? Dov'è adesso il barocco? Sì, barocco rifatto. Pareva barocco. Pareva. Oh, ho preso poco adesso. Boutique del kitsch. Che gli portiamo? Un piattino? No. Il piattino con la donnina cos'è? Io direi la stella alpina per Simone, cioè quel fazzolettino lì con la stella alpina. Apprezzerà sicuramente, direi. La bambolina di plasticone, altamente tossica per i bambini. Ma... No, 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 io direi. Ma palla dentro, va schifo. E il gas, senti, ecco. Sono quattro ombrelloni, Luca. Vai. Vai, vai. Ma non mi puoi filmare intanto il fotografo, dai. Gogo. Ma finora questa abbazia non ci convince assolutamente. Anche perché non riusciamo a definire lo stile. Oh porca la puzzola, ce l'ho in macchina. Ti sci con un tamluk da tenute. Se ne hanno sci po'. Non sapevamo se entrare dentro. Allora... Per entrare siamo verso il biglietto, lì c'è scritto biglietti per l'entrata. Proviamo andiamo al ristorante. Noi andiamo avanti, no, ci cacciano. Proviamo a entrare, se ci cacciano esatto. Sappiamo dove prendo. Vedo parecchi moderni, vedi che... è stata bombardata in 1945, non ho capito. Sì, in effetti, come i disegni sono molto moderni. Thank you.
Speriamo che sia rotto con la scuola pura. Mamma mia. Cosa è possibile? No, è bello. Sì? Mi piace. No. Io c'è scritto. C'è un documento presente? In qualche, non so, film che inzuppano il cartello. Qui hanno preso e hanno inzuppato tutto il mondo. Come quando fanno la cromatura alle auto, no? Come... Pavesini per il pranzo. Ma è tardi. Come il grumino al cioccolato. I paragoni dimostrano la nostra cultura. Sono stati attenti a non lasciare una minima parte bianca. Su quell'altare c'è Pietro Paolo e Andrea. Adesso li vedo, ma vivi, cioè presi vivi e inzuppati. Esatto. Questi qua, Pietro e Paolo Dorati. E invece fai il dottor per legno. Queste marmo invece. Mi dire che è leggermente kitsch tutto questo. È alta 60 metri da qui. Per capirlo prendiamo come esempio le figure umane e con queste dimensioni saliamo qui, come si dice, perimetro perimetrale. La nostra esperta ci mostrerà un errore della cultura tedesca. La civiltà europea rifletta nei suoi monasteri. Vediamo, c'è che scritto rifletta. Proprio rifletta. È riflessa. Poi mostra del land inglese di Basalt. Di Basalt, 2000. La civiltà europea rifletta nei suoi monasteri, abbazia di Melzo. Proviamo a mettere terra. Puoi mettere una frase, tre parole in italiano, una in tedesco. Scritto Duca. E un rifletta al posto di riflessa. Errore. Non si può andare più avanti dietro, no? Ma guardate, se può in giro dietro come i giapponesi che hanno fatto. Sono andati dietro, non ci vuole la tipa che apre le porte. Ci vuole solo Pietro. Ci vuole solo Pietro. Vediamo. Se ci sono problemi, no. Perché non so, magari ci troviamo a questo giornale, a questo istituto.
Rosa è veramente molto stucchevole, rosa confetto, qui che si impone. La chiesa ha una bomboniera. È tutta fatta in cemento o in originale? Cemento rosa. Ma facciamo l'ultima foto qua, vi mettete qua e vi faccio la foto. No, sei sbloccato, ci vediamo adesso. Mamma, mamma, ecco il cuore d'oro. Il cuore d'oro qui. Abbiamo scoperto dove si sposerà la tipa dei confetti Crispo. Confetti Crispo. Allora, poi abbiamo anche quelle delle immagini che sfaceremo per originali quando toglieremo l'audio a tutto questo. Ma questo è Cristo sbeffeggiato. E bastonato. E la croce la stanno mettendo sulla testa. Vediamo l'espressione comunque sua. Con le espressioni delle tre. Tito ha fatto di spizzare sangue. E anche Maria, insomma, ha un'espressione un po' strana. Quale qualcuno evidentemente ha digerito male e Cristo sta compiendo il miracolo. Questa è una cosa che ci siamo persi. Una cosa che ci siamo persi. Cristo nemmeno questa. L'abbazia poteva avere un sacco di cose interessanti. Ma noi le vedremo solo in queste cartoline. E ora usciamo e andiamo a mangiare qualcosa, tipo una sacca se la troviamo. Di Dio. Che però sta vicino al Tourist Information. Sarà un'allusione all'onnisapienza? Onniscienza, anzi. Un po' con la mare in bocca. Almeno, perché non abbiamo visto niente. Il paesino medievale di Melk è molto bello. I nostri interessi sono incredibili. Mouse e sigarette. I nostri giocattoli. Sono anche a piovere. Quindi è tanto per cambiare. Vediamo qui. Beh, vabbè, una tabellina. Quindi adesso, no, perché noi siamo sempre rintanati. Io adesso da qualche parte ci rintaniamo dentro. Sera, qui? Ieri abbiamo visto tutto, ieri sera ho fatto quattro gocce. Quattro gocce tutte insieme? Quattro gocce tutte insieme, ci sono beccate tutte. Osserviamo. Oh dai, ancora come prima, un attimo, piacere. Mi devo trovare il salvaschermo. Provate. Ok, mi quadro su. Mi mettete in fila. Cazzo, non andare. Te, Luca. Qui davanti. Ok, tutti qua. Grazie. Thank you.
Guarda qui le salve, Messi slide, dai. Questi colorini sono proprio da bambola, comunque. Siamo a Merck, nel parchetto pubblico, dove viene a drogarsi la gente perché non sa cosa fare. Cacciatelo via! In tutti i parchetti per bambini, in mezzo c'è la fontanella. Qui abbiamo qualcos'altro. Non so, ma io? Una palude mefitica. Mi butto per farmi guardare. Da cui proviene gas con cui vengono alimentate le abitazioni. È incredibile. Vediamo se viene corroso il bastone, buttalo nell'acqua. Butta. Il bastone non c'è più! Il bastone affonda, sebbene di legno. Dai, le bollicine vengono su. Alien. E questo è tutto dal parchetto dei drogati di Melk. Vediamo se ne va. Allora, qui siamo in una bellissima trattoria che abbiamo trovato, dove finalmente mangeremo decentemente. Forse io. Marco no, invece, perché Marco non mangerà proprio. Marco non mangerà perché mentre noi abbiamo già divorato delle insalate, come si può vedere, con quattro patate, il piatto di Marco resta tristemente vuoto. Vediamo la faccia di Marco. Non c'è neanche il piatto, questa di non c'è neanche il piatto. Comunque ci hanno dato dei panini buonissimi. Adesso li vedremo. Non dovevate tirarla fuori. Vedi? Siamo rosino. Ormai. Ma il succo citrico non corrode l'acido citrico. L'acido citrico non corrode. Succo citrico. Dai. Facciamo il mio, io non ci metto limone. Guarda, andava fatto così e non l'abbiamo capito. 5 minuti, ma se dovessi farlo. Questa sacra è l'originale con la panna. È buonissima. E questo? È bel caffè italiano. Italiano. È buonissimo anche quello. Segafredo. È buonissimo. Da italiano. Siamo commossi. Vabbè. Eccone un'altra. Portiamo lo sguardo commosso di Marco per la torta. Portiamo lo sguardo commosso di Silvia per il caffè. Sì, rapita. Rapita dall'estasi. Dall'estasi. Tu non sei commosso perché non hai preso il sole delle tue. 2 minuti. Questo pranzo resterà negli annali e nei nostri ricordi per sempre. Nei nostri nastri. E anche nei nostri nastri, nei nostri stomaci, perché adesso nei nostri stomaci poco, perché adesso andiamo in macchina e ributtiamo tutto fuori. Verso casa. Questo è Luca dopo il viaggio che non riesce più a articolare neanche una parola. Perché ho preso il Valontan, famosissima che induce la morte. Bene, ora facciamo vedere la base di Goldrake. Colomino che sputa bava. Il rumo gigante esce da sotto la bocca. Lì abbiamo l'ingresso dell'antro del nano. E quelli sono i mostri che stanno per entrare. Bene, ci avviciniamo che sta pelando di peso. Del mostro. Oh! Oh! Sto mostrando i mega cristalloni da 500.000 in uno. Neanche brutti per quello. Non sono brutti. Ma dove li metti? Li usi come portacena? Che altro, devi stare attentissimo anche alla polvere. Sotto abbiamo gli scacchi più preziosi di questo mondo. A 0,3 secondi avanzati. Tanto una cosa penso per ora più bella. La pantera. Da 500.000 pure lei. E insieme a lei ci sono un'infinità di animali. Tutti sfocati, non capisco perché. Porca miseria. Questo bellissimo corsetto. Questo reggiseno così provocante. E il volto di chi sarà? Una cosa è certa, certo non nostro. Che siamo qui accanto. Simonello, in effetti la creazione più decente di Swarovski. Chi si è presa Silvia? Guarda gli orecchini.
Eccolo qui, notiamo la sciccheria. Che gli orecchini già li avevo comunque. Siamo pronti per andare. No, no, scusa. Chi va davanti? Notiamo il freddo che fa. Sì, sì. E ora la prossima fermata, Arco. Ma parlaci della casa di cura di tubercolosi che c'era qui ad Arco. Vabbè, qui ad Arco, essendoci un buon clima, venivano a curarsi i malati di tubercolosi. Va meglio così? Che ecco. Ci piace. Bene, come avete capito, qui siamo ad Arco. Ecco. E abbiamo appena superato il picco roccioso sul quale era costruita la casa del parapendio. La casa del parapendio di Luca. Scusa, sono appena svegliato, Okay. E tra poco arriviamo a casetta. Esatto. Ma prima ci tocca fare una tappa a riva. A meno che tappa riva a mangiare con noi. No. Più coglioniti, ma chiuso dentro il cane. È tutto il giorno che c'ho il cane chiuso dentro. Dove si vede che c'è il cane dentro? Lì c'è il garage, l'hanno chiuso. E con casa e con queste parole così fini dell'ingegnere. Ho già capito che sta videocassetta e me non la vedranno mai. Ho appena dato dei coglioniti a loro. Vabbè. In effetti è vero, attimo, comunque. Aspetta. Metto su qua che sono un po' più larghi. Ecco qui la casa dell'ingegnere. L'ingegnere. Un edificio che qui si perde nel mito. Eccoci qua. E Tom. Che sparisce. Ma questa roba 33, aspetta, premendo tasti a caso. Eccolo qua. Tom. Ciao bello. Un sorriso? Adesso sto accarezzando Tom. E adesso sbrana. Mi sbrana. Che bello che è, bellissimo. Gigi, ciao. Un po' lurido. Struscia, che lo pulisce. Dormito tutto il giorno. Ciao. Ehi. Una foto al padrone. Grazie. Va bene, ora entriamo in casa. Ok, saluti. Un classico oserei dire. C'è anche questa. La banana. Arrivo subito. Andiamo. Cos'è? La banana. Ah, non so. Allora, facciamo il discorso con così. Andiamo. Anch'io. Oh, questo mi attacca. Noi siamo gli inviati speciali. Aspetta. Ci siete anche sotto controluce, quindi andiamo a colazione. Siamo gli inviati speciali da casa di Luca Angelini. Allora, siamo partiti 3 giorni fa e siamo arrivati oggi. Con una banana. Ebbene, non ci diamo nel volgare. Di quello che cercavamo. Però ci siamo divertiti tanto. È stato bellissimo. E vivremo felici e contenti. Per sempre. Perché se non vado in bagno, non posso qua. Marco, è un'ora che devo stare in bagno. Spero non si dispiace un po'? Ma spero non si rilassi no, troppo. No, non ti piace fare quella scena del tipo voglio chiedere scusa. Mi sta leccando il culo. Non sono io, è lui. Dai, dispiaciti. Voglio chiedere mi scusa. Mi dispiace tanto. È finita. Ma ancora? No. Oh, porca, l'ho pestato. Tanto continua a leccare il culo.